E il libro continua, c'è un altro testo che troviamo all'interno, che è quello scritto da Valentina Certo. Questa volta però il punto del discorso è l'anima, la durezza della pietra, l'arte di Salva Mostaccio. Valentina, a te. Grazie, buonasera a tutti. Bello rivederci dopo tanti mesi. Ci sono questi appuntamenti, ogni volta non si può mancare, gli appuntamenti di Nino e Salvo al Museo Epicentro. Anche noi ci ritroviamo ed è sempre un piacere. Anzi, è uno dei pochi posti in cui torno veramente con estremo piacere. E anche io sono stata appunto invitata a contribuire a questo bellissimo libro. All'inizio pensavo Nino e Salvo, La storia siamo noi, parlasse della loro storia, in realtà parla anche della nostra storia, di tutti noi qui presenti, perché se sfogliamo le foto ci siamo quasi tutti noto. Quindi è veramente la storia del museo, la storia bellissima di Nino e Salva, di quello che hanno costruito in questi 50 anni, ma anche la nostra storia, di noi che ci ritroviamo qui ogni anno, di noi che abbiamo contribuito. Io mi definisco un'amica del Museo Epicentro, ormai sono anni che mi definisco così, e ho notato sfogliando che infatti dal 2017 sono quasi sempre presente e ci tengo ogni volta che Nino e Salvo organizzano, pensano qualcosa. Difatti anche sia l'anno scorso che 2 anni fa ho voluto, e ci tenevo tanto, portare il Museo Epicentro anche nei convegni universitari organizzati dall'Università di Catania. L'anno scorso con l'architetto Cristelli, 2 anni fa da sola, e infatti poi sono usciti anche gli atti del convegno, usciranno poi quest'anno, uscirà quest'anno poi il secondo volume. Quindi ho sempre detto che quello che posso fare per il museo lo farò sempre con tantissima voglia. Questa volta ho voluto riflettere non solo su Nino, perché ogni volta elogio Nino, la sua genialità, follia, anche io mi associo, ma gliel'ho sempre detto anche in presenza, nel costruire quello che è il Museo Epicentro, perché basta entrare, basta guardare questo colpo d'occhio di queste mattonelle tutte insieme, tutte allineate, tutte perfette. Non si deve per forza conoscere la storia dal secondo dopoguerra oggi per notare che ci sono dei nomi molto rilevanti. Si può ricostruire quella che è l'arte contemporanea, italiana e internazionale, tramite le mattonelle del Museo Epicentro, un catalogo d'arte secondo me, senza precedenti, perché raccoglie quelli che sono i maggiori poi esponenti delle più grandi correnti artistiche degli ultimi decenni. Stavolta invece il mio punto di vista è quello delle opere di Salva, che qui ne vediamo una, nel Cerchio degli Eroi vediamo proprio questo cuore, non so il titolo preciso, Fremiti del cuore. Allora, relazionarsi con le opere di Salva, significato che comunque ho voluto scoprire un po' più del perché Salva facesse queste opere, soprattutto cosa c'è dietro. Sappiamo che Salva è veramente da scoprire, ha uno stile da vendere, ogni volta glielo dico sempre quando la vedo, uno stile penso naturale, sia proprio nel modo di porsi, nell'abbigliamento, in tutto. E quindi abbiamo fatto una chiacchierata sul perché di queste opere, sul perché questo fluire nelle varie pietre che lei dipinge, soprattutto se comunque erano delle pietre che lei sceglieva, che lei in qualche modo le venivano donate. Credo che ne vedremo altre anche nell'altra sede in cui ci sposteremo. E vorrei un attimo anche riprendere il discorso che ho scritto. Quindi Salva Mostaccio e Nino Abbate sono una coppia indissolubile nell'arte e nella vita. Le loro personalità si completano insieme, così come la ricerca artistica. E quindi in questa storia, che è una storia di arte, che è una storia d'amore, che è una storia di ricerca, che è un progetto di arte e di vita, c'è anche in qualche modo dialogare con l'arte e dialogare con la pietra, perché Nino modella la pietra, lui lavora con la pietra, la modella, la plasma, la trasforma, mentre Salva la dipinge.
Salva dipinge con i colori, ma soprattutto con la poesia. Quindi ciò che lei mette in evidenza è questo fluire poetico, questo fluire del pensiero. Ho chiesto a Salva come facesse a scegliere la pietra giusta da dipingere. Lei mi ha detto che cammina, osserva attentamente, poi la pietra a chiamarla in qualche modo, a scegliere. È lei che si sceglie da sola ed è lei che comunica di voler essere dipinta. Ho chiesto anche cos'è che ispira questo mondo di Salva così misterioso, così colorato. Innanzitutto i suoi valori, che li conosciamo tutti, quindi la famiglia in primis, il marito, i suoi figli, l'arte, i suoi progetti artistici, la natura, il mondo animale, ma soprattutto la spiritualità. Lei ha una grande spiritualità molto molto intensa e quindi tutte le opere, anche se possono sembrare simili, in realtà raccontano una storia diversificata sia nella forma che anche poi nel segno stesso. I colori sono quasi sempre in tutte le opere, anche poi installazioni, perché c'è un'installazione nella galleria, mi sembra sia esposta, quella dedicata all'Epifania, il giorno dell'Epifania, quindi i colori sono sempre vibranti, sono sempre accesi, hanno una forza proprio dirompente che è la stessa forza della personalità poi di Salva. Quindi ogni pietra, ogni opera è un progetto che guarda alla parte spirituale, che guarda alla vita, ma soprattutto che richiama alla sua parte divina. Come scrivo qui, divino che diventa visibile e si concretizza tramite l'oggetto. E concludo con la frase che ho scritto anche qui: nell'arte primordiale di Salva Mostaccio i colori aggrovigliati offrono l'anima alla durezza della pietra e la rendono immortale, così come Nino ha reso questo posto. Grazie.